Dear friends, da Londra il vostro corrispondente, Sir John. Una cosa che mi ha sempre colpito del Subbuteo è quante licenze poetiche Peter Adolf si è preso con le dimensioni, le proporzioni, per esempio, della porta, della palla, o della palla e la miniatura, ma anche della miniatura per il gioco normale, quella per battere il calcio d'angolo. E vengono a mente i viaggi di Gulliver, vengono a mente le isole dei giganti e le isole degli uomini minuscoli, degli lillipuziani. Ma a proposito di Gulliver, dalla città portuale di Livorno, l'amico Luca Mediatore mi segnala di essersi innamorato del campionato delle isole Scilly, la lega più piccola del mondo. Ciao a tutti, sono Luca Mediatore e per la prima volta dall'altra parte della telecamera anziché dietro il computer a inserire grafiche. Ringrazio John per avermi dato la possibilità insieme a lui di partecipare alla sua rubrica e comunque parlare di questa bellissima realtà che è il campionato delle isole Scilly. Allora, come nasce questa, diciamo, questa riproduzione? Poi alla fine è da parecchio tempo che io volevo realizzare un piccolo stadio giocabile, quindi una cosa piccolina, solo due tribune, per il mio campo di Subbuteo. Dopo averlo realizzato, dovevo dargli un nome e quindi mi sono messo a cercare un po' sul web quali fossero gli stadi piccoli, i più piccoli al mondo. Mi sono imbattuto nel campionato più piccolo del mondo, appunto quello delle isole Scilly, la Lioness Shield. E niente, così ho intitolato il mio stadio a questo campionato, il Garrison Field, l'ho chiamato come si chiama il loro campo di calcio. Però mi sono reso conto che effettivamente lì non ci sono tribune, anche seppur piccole come le mie, e spettatori. Mi dispiace, spero che nel futuro magari questa cosa si realizzi. E così ho riprodotto anche quello che è il loro spogliatoio, che è l'unica struttura che si trova lì sul campo. E niente, io sono rimasto affascinato perché effettivamente è l'unica realtà al mondo in cui giocano solo unicamente due squadre. E niente, io prima di lasciarvi alle immagini dello stadio vi faccio vedere, poi vabbè, la troverete anche lì, la scatola, perché poi ho realizzato anche le due squadre, mi sembrava giusto e doveroso, visto che lo stadio intitolato a loro, ho realizzato anche le due squadre dipinte a mano e la scatola personalizzata, eccola qui, con i due loghi, i due attuali loghi, perché poi più di una volta li hanno cambiati. Qui ho due miniature, giusto per farvele vedere. Questi sono i Gunners, tutti di rosso, e lo so, da qui si vede male, con il loro inner personalizzato, cioè il logo, non so se si vede bene, si vede sfocato sicuramente. E qui ci sono i Wanderers, e anche loro con il loro inner personalizzato, poi nelle foto li vedrete sicuramente meglio. Allora, vi lascio alle immagini del mio piccolo stadio, del mio piccolo omaggio a questa fantastica realtà, e sempre forza Gunners, ciao.
Le isole fanno parte di un arcipelago, Scilly Islands, si trovano a sud-ovest della Cornovaglia. È il pezzo di terra più a sud del Regno Unito. E hanno soltanto 2.000 abitanti, vivono di turismo. L'isola principale, St. Mary's, ospita un campo di calcio dove d'estate c'è un campeggio e il campo di calcio viene utilizzato dai bambini per giocare. La notte vanno a vedere le stelle, è un osservatorio. Ma da novembre a marzo c'è uno dei più affascinanti e leggendari campionati del mondo, una vera e propria istituzione ultracentenaria. Il campionato delle Scilly Island, che comprende anche un FA Cup, una Coppa di Lega e anche il Community Shield, che è appunto il trofeo disputato prima del campionato fra coloro che hanno vinto la FA Cup nelle isole di Scilly e coloro che hanno vinto il campionato. Sono due squadre, i Gunners e i Wanderers. E quando una delle due squadre prende un po' troppo il sopravvento e praticamente va troppo a disvantaggio dell'altra, per cui la classifica ha un divario troppo profondo, si va al pub. E davanti a un boccale di birra si sottraggono dei nomi, si fa una amichevole compravendita di calciatori e il campionato torna a essere vincente e più equilibrato. Così si gioca nell'isola di Scilly, nel perfetto spirito veramente di amore per il calcio di una volta. Luca mi ha mostrato il suo gioiello, la sua riproduzione dello stadio di Lilliput, e io mi sono messo a navigare alla ricerca del presidente della Lega di Scilly. Ho telefonato al comune, al campeggio, alle locande. Si è formato un tam-tam. E a un certo punto è stata una bella emozione ricevere la telefonata del fantastic Mr. Gibbo, appena uscito dal suo turno notturno di lavoro. Ciao Anthony, ti puoi presentare agli amici di Yanez Subbuteo Life? Hi, my name is Ciao, Anthony chiamo Gibbons. Anthony I'm Gibbons, ma per gli amici Gibbo, sono il presidente della Lega Calcio delle Isole Scilly. Consiste solo di due squadre, i Walpack Wanderers e i Garrison Gunners. La mia squadra è i Garrison Gunners, dove gioco difensore centrale. Di notte lavoro alla COP locale, dove sono caposquadra. Gibbo, ci racconti per favore perché il vostro campionato è così speciale? One obvious reason why a Il league is nostro special campionato è is because speciale we only have two perché è teams. fatto da due As sole far as I squadre. know, no other Per quanto ne football league sappia, has two non teams of esiste un Wanderers. altro al mondo. I did try getting Provammo into ad the first entrare nel team, it was a Guinness dei record primati, a few years ma non ago, venimmo accettati because we are perché technically ci hanno one of the largest considerato split team tecnicamente un teams solo that have club, defenders in diviso the in league, due squadre where che they have giocano defenders. contro ogni settimana. But as far as we're concerned, L'altra the best ragione team per was cui il Scilly. nostro campionato è speciale è il And the posto, il other reason panorama. why a league is La special nostra is the bell'isola è il miglior location. posto per giocare a The pallone. beautiful islands are one of the best places you can play football. Caro Gibbo, in Italia, a Livorno, un appassionato di subbuteo e calcio, il nostro Luca Mediatore, ha ricostruito il vostro campo con tanto di squadre e trofeo. Che effetto ti fa e vi fa essere oggetto di questa attenzione e dell'affetto di tutto il mondo? È I find it incredibile incredible che since the qualcuno abbia campo speso was il suo actually built, tempo per creare un diorama del nostro campo which da meant that calcio, di noi e della always Coppa. grateful Noi to siamo anyone sempre grati a who makes a coloro che football league promuovono il and nostro or campionato di calcio e I le don't nostre think that isole. Non ho visto il that prodotto question being finito, ma asked scommetto che sarà whilst I love the bellissimo. È una fact that cosa they did bellissima che produce hanno it or the riprodotto la smallest più trophy piccola Coppa al mondo. La stands about copia 1 centimeter originale è alta un and is currently centimetro, quite a tutto place in compreso, e trophy si trova museums al around the Museo world. FIFA di Zurigo. Anthony, cos'è il calcio per te? Il Football for me calcio è is una definitely gran part of parte my della life. mia vita. Ho It's probably giocato e one of the most guardato al important calcio memories per that still molti last. anni, ho ancora tanta Although passione. supporting Anche se Newcastle tifare United Newcastle competitive United è these days, dura di questi tempi, far being parte del part più of the piccolo world's most campionato al important mondo è una tradition cosa for me, straordinaria and being per a me. Ed chairman esserne is il something presidente that è I'm ancora più straordinario. Sono completely sicuro che confident that continueremo a we will giocare per continue molti for anni a many years venire to e come. posso solo sperare che And I'm very raggiungeremo un pleased pubblico that più the board vasto of per Scilly is ispirare continuing altri to work with sportivi me a to fare create cose this come memory. questa. Grazie Gibbo, grazie Luca. Grazie a tutti voi. Se vi è piaciuto questo video, per favore mettete un like a Yanez Subbuteo Life. Registratevi, subscribe,
Ayan il Subbuteo Life Channel su Facebook, su YouTube, su Instagram TV. E magari su YouTube cliccate sulla campanella così venite notificati di tutti i nuovi video prodotti. Il microfono adesso torna a Yanez, un altro mito, un'altra leggenda dei Maya.